Sono José Núñez e sono un bastardo. Sono arrivato in Italia con la mia famiglia che avevo quasi 2 anni. I miei si separarono poco dopo il nostro arrivo e mio padre sparì nel nulla. Da quel giorno non avemmo più sue notizie. Sono figlio di una madre di origine africana, nata in Marocco, e che a sua volta ha i genitori e nonni con radici arabe, etiopi e spagnole. Mio padre, invece, è metà portoghese e metà inglese, e ha origini in Russia. I miei documenti dicono che sono portoghese, eppure sono cresciuto qui, in Italia, in un quartiere di periferia in provincia di Milano. Qui ho trovato la musica, la mia casa. Come dire che mi parte mi la chinita. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, absorbiste el seso y me defiende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Sono cresciuto imparando a convivere col senso di mancanza. Mia madre dovette ripartire da zero, a 40 anni, con 3 figli da mantenere, in un paese di cui non conosceva nemmeno la lingua. Abbiamo vissuto in un appartamento di 35 metri quadri per diversi anni. Questa condizione mi ha permesso di trovare la mia casa nella fantasia, nell'arte. Tutto ciò che non potevo avere, lo inventavo. Allora prendevo in mano la matita e iniziavo a disegnare, mentre le audiocassette riproducevano le canzoni che registravo su MTV. A volte la gente mi chiede: torni mai nel tuo paese? Ecco, questa penso sia la domanda che probabilmente riesce più a mettermi in difficoltà. Come reagirebbero gli altri se dicessi che il mio paese è qui e allo stesso tempo ovunque? Ai tempi nella mia scuola ero l'unico bambino straniero e questa condizione in un qualche modo mi ha fatto sentire diverso. Oggi frequento la stessa scuola da insegnante ed è incredibile notare come a distanza di tanti anni la maggior parte dei bambini che compongono le classi sono stranieri, tutti di paesi ed etnie diverse. Un'immagine che ai miei occhi appare bellissima e piena di speranza. Dopotutto, non siamo forse tutti simili nella diversità? La mia esperienza mi ha insegnato che nella vita tutto può succedere, che davvero dal niente possono nascere le cose più grandi e accadere ciò che pensavi sarebbe rimasto solo un sogno. Sempre me quedará la voz suave del mar. Continuo mutamento. La mia vita è cambiata da quando ho trovato la mia casa. Mi piace pensare di poter essere per i miei bambini un esempio, un motivo per poter sperare e poter credere che possono davvero realizzare i loro sogni. Non c'è povertà, dolore, mancanza o lontananza che possano abbattervi, perché queste potete trasformarle in musica, in danza, in un disegno o qualsiasi altra cosa voi vogliate. Sognare è gratis.